Per la prima volta in Italia, Milano ospita una personale del grande fotografo Mario Testino, ampiamente riconosciuto fra i più influenti nel mondo della moda. La mostra dura fino a febbraio in due rassegne consecutive, sono più di 50 le iconiche immagini scattate in 40 anni di carriera, dove si scopre anche un ritratto più umano del grande fotografo che è stato intervistato per noi in esclusiva da Claudio Muschin. La vita riserva sempre delle sorprese. Succede per esempio che due galleristi di Milano convincano uno dei più grandi fotografi di moda al mondo, Mario Testino, ad esporre per la prima volta, da loro, le immagini di tutta la sua straordinaria carriera. Io ho una filosofia di vita che io seguo quella che la vita mi porta avanti. Ho conosciuto una collezionista in Svizzera che ha adesso aperto un suo museo in Zug, si chiama Nicole Ernie. Lei mi li ha presentato e io penso che se uno è aperto alla vita, tutto quello che deve venire viene da solo, uno non deve andare a cercare, le cose vengono. Per dire la verità non avevo neanche visto la galleria, solo online. Mi sono trovato bene quando li ho conosciuto e ho detto perché no, facciamolo. La sua fotografia è coinvolgente ed è qualcosa che ti parla al di là del mero scatto fotografico e credo che questo, oltre a Mario, ce l'abbiano veramente in pochi fotografi. Risultato? Un progetto espositivo che svela anche il lato meno conosciuto e forse più spontaneo del fotografo peruviano, ma di fatto anche italiano. Io sono nato in Perù di una famiglia, ma il mio nonno, diciamo, un quarto della mia famiglia viene della regione Ligure. Ho cresciuto con quest'idea che sono italiano, anche se non mi ero educato qui, ho cresciuto in Perù fino all'età dei 19 anni che mi sono trasferito a Londra, ma subito quando sono arrivato a Londra ho cominciato a venire in vacanza qui. Non so, mi sono innamorato di questo paese e non le ho mai ringraziato la possibilità che mi ha dato, perché avendo il passaporto italiano ho potuto fare una carriera che magari con il passaporto peruviano avrebbe stato più difficile. È per questo che il mio ultimo libro, Ciao, è un omaggio all'Italia. Nella lunga carriera di Mario Testino c'è anche un filo artistico che lega il grande fotografo ad una famosa icona della moda. Kate Moss è stata la mia musa più importante, dirò. Magari le foto di lei sono quelle che mi vengono in mente subito quando dico moda. Un uomo fortunato dunque, Mario Testino? Molto, la vita mi ha dato tanto, già la salute è incredibile, poter viaggiare è una cosa magnifica, credo che la vita mi ha dato più di quello che dà a tante persone.